deve spingere. Nulla. A meno che io non ci abbiamo i muri. Reattivo al massimo. Deve? Reattivo al massimo. Deve essere reattivo, deve essere elastico. Quindi deve rimbalzare. Deve rimbalzare. E come si fa a rimbalzare? Quali sono le caratteristiche? Cosa deve. Come si deve posizionare un piede per essere un piede che rimbalza? Flessione dorsale, sì. Quindi deve essere carico. Tu è rigido. Quindi arriva giù e rimbalza. E a cosa deve somigliare? Giusto per darvi un'idea. Sapete a cosa deve somigliare un piede che rimbalza? Ah? A una molla? Ma come sì, per carità, è giusto. Però, come esempio, il pallone gonfio. Un pallone gonfio, tu lo lasci da questa altezza, cade, rimbalza e torna più o meno a questa altezza, facendo un rumore, pom, e torna qui. Il pallone sgonfio, tu lo lasci da qui, arriva giù, va, pom, e si solleva di tanto. Ecco, i nostri piedi dovrebbero somigliare, i piedi degli atleti devono somigliare a un pallone gonfio e non a un pallone sgonfio. D'accordo? Ultimo allungo e poi cominciamo a fare qualche altra andatura. Andiamo. Quindi rimbalzo. Avampiede e lavoro a terra. Andiamo. Cominciamo a fare qualche andatura di salti in alto. Facile facile. Passo stacco alternato. Conoscete? Passo stacco alternato. Qual è il passo stacco alternato? Questo mi sembra, no? Alternato, vero? Sì. Quindi è questo passo. Allora, qual è il passo stacco alternato? Però l'ho fatto lui con... Però alternato. Che è lo stesso. Che normalmente però viene chiamato passo stacco. Passo saltellato. Però in gergo tecnico si chiama passo stacco. Ecco perché dice lo stesso. Muore. Quindi facile facile, così come gli viene, proprio facile. In questa maniera. Ok? Quindi partiamo da qui e arrivate alla linea degli 80 metri, la prima linea bianca che vi trovate davanti. Ok? L'avete fatto anche stamattina con Claudio? Sì, questo no. Vabbè, noi lo proviamo a modificare un attimino, a renderlo più per il salto in alto. Andiamo. Non ho dato nessun'altra indicazione se non facile così. Dai. Forza, poi lo modifichiamo. Tanto è lunga, Come che abbiamo 7:30. Sì. Oh. Solo su questo esercizio possiamo soffermarci più di mezz'ora, tre quarti d'ora. Solo su questo. Non lo faremo. Però, volendo. Allora. Questo l'avete fatto tutti quanti così come avevo detto, no? Facile,
senza nessun grosso impegno. Adesso proviamo a metterci qualche cosa. Proviamo a metterci qualcosa e iniziamo, in maniera provocatoria, a inserire l'arto libero. Poi vi spiegherò perché in maniera provocatoria. Inserire l'arto libero, qual è l'arto libero? Quello che non sta a terra, quello che viene verso l'alto, no? Allora, e inseriamo l'arto libero e lo spingiamo bene verso l'alto. Ok? Beh, l'arco libero e il passo stacco alternato diventa una volta a destra e una volta a sinistra, per cui non hai problemi di questo tipo. Andiamo. Forza. Bene l'arco libero. Bene l'arco libero. Forza. Andiamo. Dai. Bene sull'arco libero. Visto, non so come si misurerà, una buona elevazione a destra, meno a sinistra. No, dicevo, una buona elevazione a destra, meno a sinistra. Quindi il tuo lato che domina a destra. No, perché tu... Dino? Però sempre diagonale. E ascoltami, non fare come ha fatto Luca che arriva giù all'uscita. Quando inizia il pistino rosso ti fermi, ok? Guardate. Guardate. Scusami. Posso? Questa mi sembrava più la danza della pioggia. Sapeva molto di danza della pioggia. Poco d'esercizio. Lo ripeti? Guardate. Guardate cosa fa. No, no, sempre in diagonale. Sempre in diagonale. Guardate come si muove, eh? No, modificato. Allora, quando vi dico di ripetere l'esercizio, dovete essere come i ragazzini. Deve essere fatto uguale a quello di prima, perché altrimenti non va bene. Dov'è? Ripetilo tu. Io? Sì. Uguale, devi modificare niente. Più o meno. Più o meno. Io a destra sale dal avete visto l'esercizio come l'ha fatto? Ha fatto bene? Il braccio, giusto? No. Non era coordinato, perché sollevava il braccio, no. Faceva la gamba destra al braccio sinistro, no, sotto questo aspetto no. Allora, quando analizzate un esercizio, perché partite dalla cosa meno influente? Le braccia, per carità, non sto dicendo che non sono influenti, però forse è il caso di andare prima a controllare qualche altra cosa. Dove sei? Qua. Già ti sei imboscato? No, sprendevo. Ripetilo. Ripeto. Ma uguale però, non devi cambiare nulla. Quindi non la spezza. Come ti chiami? Antonio. Antonio. Allora, no, lasciate perdere le braccia, cancellate le braccia, va bene? Cancellate. Ma provate a vedere cosa fa a terra, cosa fa giù. Andiamo. Forse la faccio plantare. Le braccia le prendi di fermo. Non è che le muovo in modo sbagliato, le muovo ferme. C'è pericolo di sbagliarsi. Allora cosa facciamo? Parlate. Forse. Parlate perché così. Dico, lavoravo con la pianta del piede. Lavoravo con la pianta e non. Lavorava con la pianta del piede. Adesso ve lo faccio vedere io quello che faceva. Facciamo pausa in appoggio. Ve lo faccio vedere io quello che faceva. E poi vi faccio vedere com'era l'esercizio. Lui faceva questo. L'ho imitato bene? Adesso invece, guardate.
avanzavo di più? Sì. Eppure vi assicuro che l'intensità della forza che ci mettevo era la stessa. Perché il secondo spinto col piede era il primo. No, lui faceva questo. Lui sta qui e toglie il piede. E il bacino sta sempre in questa posizione. Non avanza mai. Antonio, non provi a ripetere uguale a quello che hai fatto tu però, eh? Sì. E adesso provate a guardare quello che vi. Cioè il mio. Il tuo. Guardate il bacino dove sta. Sì. Vedete? Lui toglie il piede da terra che non è passato, ma lo toglie qui e toglie, togliendolo qui automaticamente lui, se ci fosse, se avesse la possibilità di bloccarsi, si bloccherebbe, perché la sua propulsione non è verso l'avanti, ma è da fermo, è fermo. Lui invece, quando facciamo questi esercizi, deve essere proiettato verso l'avanti. Io non devo avere la possibilità di potermi fermare, ammesso che ci sia un qualche cosa che mi blocca. Come succede questo? Succede passando sugli appoggi. Il bacino deve avanzare e dobbiamo passare sull'appoggio. È chiaro? Mamma mia, mi guardate con un'aria. Ci proviamo? Dai, andiamo. Forza. Sì. Oh, vedi? Bravi. Così. Andiamo. Oh, vedi che anche Antonio l'ha modificato. Leggermente, ma l'ha modificato. Continua a fare la danza.